La trama è abbastanza difficile da spiegare, e comunque come base c'è questa Impromptu di Versailles, che è questa improvvisazione di Versailles che scrisse Molière in seguito a polemiche e dicerie critiche sulle sue commedie. Quindi da questo spunto Paolo e Giampiero hanno preso un po' a pretesto e ne hanno costruito un po' questa griglia sulla quale ci muoviamo noi, che è difficile anche da raccontare come trama, ma è comunque una pressione che mette il re a seconda di come si alza al mattino, costringendo Molière, il suo autore privato praticamente, perché ormai si vive tra le mura del palazzo. E quindi c'è da un lato una sicurezza e dall'altro un'impossibilità di uscirne quasi. Diciamo di Lei è la scappare. nostra capocomica, è Madame Bejar. Io sono uno scritturato nella compagnia, mi chiamo Brécourt. Beh, non è che sei Viene uno scritturato, in. Sì. cioè la compagnia dei Béjart comunque erano tutti allo stesso piano, sullo stesso piano, Sì. no? Erano tutti importantissimi, mi ricordo di aver letto questa cosa. Sì, questo sicuro. E comunque tu, insomma, ne. Vabbè, ma io perché ho un passato glorioso che riguarda la famiglia Béjart, no? Appunto, certo, è Non vero. dipende da me, dipende da mio padre, mia madre, cioè mio padre, non mio padre come Lucia. Infatti è questo il problema, che anche in scena non capiamo chi siamo, un po' siamo noi stessi, come dice Paolo, un po' persona, un po' attrici, attori e un Infatti, po' vedi, non l'avevo personaggio. capito. Dico, Come non avevi capito? non l'avevo capito questo fatto dello scritturato, no? Meno male che ci Ma siamo veramente incontrati. non lo sapevi? Ma no, No, assolutamente. ma io, il pubblico è fantastico, perché il pubblico di Bergamo, ma me lo ricordavo infatti, sono fantastici. Non so come mai, forse sono molto colti come spettatori, cioè sono molto preparati. Lo spettatore è spiazzato anche rispetto al nome di Paolo, no? Cioè arriva comunque Paolo Rossi, ci si aspetta di ridere dall'inizio alla fine, invece questa cosa viene compressa e guidata su un tracciato del primo che poi servirà al secondo per, no? Per esplodere, questo visto che il pubblico ci sta. Volevo presentare il cagnolino. Sì, se Mia, riusciamo. Mia, se vieni qua, vieni. riusciamo. Mia, Vieni. vieni che ti facciamo Vieni, guarda vedere. cosa ti do. Guarda. Oh, Vieni, amore. Eccola. ed ecco la vera Il protagonista, cane. Paola. Mia. Eravamo già in camerino, amore. Qua, a favore. Brava. L'anno scorso iniziava lei seduta sul trono, sulla poltrona trono, Si guardava tutti. il palcoscenico vuoto e guardava il pubblico, così iniziava lo spettacolo, così, proprio seduta così. Sta bene con noi. Quest'anno è più lunatica, perché è un po' come noi, perché anche noi improvvisiamo di più. E certo, poi per loro un anno è tanto, quindi sarà anche un po' maturata, no? Sai che già a 36 anni lei praticamente non esce più con i genitori, no? Scoccia un po' di andare in vacanza, di Io se fossi uno andare. spettatore, a me dispiacerebbe perdere uno spettacolo del Anche a genere, ma me. non perché ci sei tu, perché ci sono io, Io perché ci sei tu. perché c'è lei sicuramente. No, lei. A lei anche, ma anche tu, se No, no, anche permetti, tu. se No, permetti, infatti. perché è un Io. piacere, No, io non lo sto infatti. dicendo così, No, cioè no. veramente. Cioè, E per poi me quando la Paolo vedo è grande come alla mi prima maniera, fermo. anzi di più. Paolo alla prima maniera, no, molto di più, molto più avanti.
Beh, se non vi basta, cioè venite lo Se non vi stesso. basta. Se non vi basta, accendete la TV, ci sarà sicuramente un bel filmetto.